lui sono stati capaci di non subire tanti punti diretti i ragazzi di Botti e di trasformare poi con palle alte, giocate di potenza con Leal come dicevamo e con Romanò e con grande maestria da un Lucarelli superlativo. E questo ha fatto alla fine la differenza. Facciamo bene a concentrarci su Piacenza, perché è stato l'atteggiamento giusto di Piacenza, è stato l'approccio giusto, ma anche nelle individualità questa squadra non ha tradito. Tra le individualità citiamo Yuri Romanò, che ormai è una certezza anche in maglia azzurra, e abbiamo un po' finito gli aggettivi per descrivere che cos'è questo ragazzo così giovane ma così coraggioso, non conosce la paura nei momenti decisivi della gara. È verissimo, gioca con la mentalità dell'opposto vero, lui non si spaventa se ogni tanto commette qualche errore, non si spaventa davanti a murate anche pesanti subite e continua a giocare la sua miglior pallavolo. In tutti questi complimenti che abbiamo fatto, io vorrei sottolineare la prova straordinaria di Brizard, che abbiamo visto adesso inquadrato servire un primo tempo perfetto, lo rivediamo a Simon. E anche in battuta è stato veramente ace per lui, è stato veramente efficace. È stato efficace in battuta, ma è stato efficace nella distribuzione del gioco, cogliendo i momenti migliori dei propri compagni e nascondendo i normali momenti negativi che in una partita di così alto livello passano i giocatori. E stiamo vedendo uno dei grandi protagonisti di questa sfida, Simon, grazie per essere qui con noi, complimenti a Piacenza, perché questo è un momento storico per la città e per la società. Grazie mille, sì, oggi è stato molto bello, veramente molto bello, perché eravamo convinti che potevamo arrivare a dare guerra, era la cosa più importante per noi, venire a Roma a battagliare. Oggi è stato fantastico perché abbiamo vinto, ma non solo abbiamo vinto, abbiamo fatto una partita per noi molto importante, perché ci tenevamo a tornare sui alti livelli, perché sapevamo che avevamo una squadra per competere con tutte le altre squadre, ma Perugia è stato imbattibile fino adesso e noi ce l'abbiamo fatta a vincere oggi una bella partita per noi. Leal contro Leon contro Leal e Simon, e questa sfida in salsa cubana vi ha visto esultare? Sempre, secondo me è sempre stato bello giocare contro un avversario come Leon. Leon è tosto, oggi non era sicuramente in battuta, non è venuto come il solito, ma sicuramente è un grande giocatore, ha fatto belli palloni, ma comunque noi siamo stati molto bravi a mettere in difficoltà loro e siamo stati molto bravi in difesa e sicuramente è questo che ci ha dato un buon vantaggio. Dopo 148 giorni di imbattibilità, tutti si chiedevano come si sconfigge Perugia. Oggi ce lo dice Piacenza, ce lo dice Simone. No, penso che oggi abbiamo fatto una bella gara. Noi, anche quando siamo stati a Perugia, abbiamo giocato due set e dopo abbiamo mollato. Penso che se potevamo mantenere quel ritmo lì, secondo me potevamo fare, magari non vincevamo, ma sicuramente è importante sicuramente arrivare e lottare. Quando lotti, qualunque squadra può vincere. Un Simon decisamente incisivo dal punto di vista tecnico, ma un Robert Sland che ancora una volta, come hai fatto l'anno scorso a Civitanova, ti sei caricato un po' sulle spalle tutta la squadra. Tu adesso hai questo carisma che sta venendo fuori, questa leadership che i tuoi compagni ti riconoscono, e in questo devo dire che hai fatto passi da gigante. Ci provo solamente, solo provo a tenere le squadra. Penso che quando ci serve ci sono dei momenti che uno deve arrivare lì convinti di che possiamo fare le cose bene, e oggi abbiamo fatto le cose bene. Oggi l'avete fatto. Vai Fabio, prego. No, volevo dirti una cosa, hai giocato con gli alzatori più bravi al mondo, no? Hai questa fortuna e te la sei meritata. Come ti trovi con Blizzard? Perché questa sera siete stati tutti molto bravi, ma io in particolare vedo una prova straordinaria del vostro alzatore. Come sta andando l'intesa? Mi sembra che stasera abbia dato già una risposta. C'è bisogno di tempo per tutto, no? Blizzard sicuramente è un grandissimo palleatore, lo ha dimostrato. La intesa, piano piano all'inizio tutti dicevano che poteva andare o no, ma alla fine le squadre si costruiscono con il tempo. Penso che piano piano ci conoscevamo, piano piano andava tutto meglio. Oggi non solo con me, sino con Lea
Vidal, con Lucarelli, con tutti in generale. Penso che piano piano arrivare a questo momento, sbagliare il minimo possibile cercando di fare le cose migliori, questo ci voleva del tempo, no? Allenarsi insieme tutti i giorni, conoscersi le cose, le paure, le fortalezze che abbiamo, le sicurezze, tutte queste cose ti portano a avere una pazienza con i tuoi giocatori. Oggi abbiamo giocato così, ma era da un peso che già venivamo giocando bene, quindi magari non vincevamo delle partite, ma sicuramente dimostravamo che potevamo essere una squadra molto fastidiosa. Così proviamo a essere molto fastidiosi ancora, quindi proviamo sempre a dare il nostro meglio per cercare di dare belle battaglie. Una squadra molto cambiata, rimaneggiata rispetto alla scorsa stagione, Piacenza, che però ha delle ottime individualità anche dal punto di vista tecnico. Vi è mancata quella continuità nella stagione, quella che invece avete trovato oggi, punto su punto? Penso che allenarsi senza due giocatori importanti tante volte è complicato. L'anno scorso abbiamo sofferto tanto alla Juve, sicuramente anche perché quando Rena non c'era, per il momento Saiz è stato fuori, dopo Kovar, dopo Jan, Lucarelli si è infortunato uguale, quindi è complicato quando ti devi allenare così. Dopo, quando entra in un momento determinante, se siamo tutti, magari aiuta un po' di più, perché gli allenamenti hanno un po' di ritmo e oggi eravamo a completo e sicuramente gli allenamenti stanno andando un po' meglio, quindi sicuramente aiuta molto di più in questo momento. All'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà e ci paga sempre. Avevamo capito già, Fabio, nell'ultima partita di Superlega a che punto era Piacenza, perché era avanti, ricordiamo, per 2-7-0 su Civitanova e poi ha perso 3-2, ma è stata lì Piacenza. Sempre. L'importante è stare lì, provare. Sicuramente a volte non va come vuoi, ma se si provi sicuramente puoi raggiungere obiettivi importanti. Una partita importante questa sera, domani ce ne sarà un'altra, indipendentemente dall'avversario sarà una grandissima occasione per voi, non soltanto per portare in bacheca un risultato importante, una coppa importante, ma anche per dimostrare e per dimostrarvi che potete essere continui e che quindi potete ambire anche a risultati ancora più importanti di una Coppa Italia. Questa è una squadra costruita molto bene, una squadra molto equilibrata che ha fisicità, esperienza e ottimo atteggiamento tattico. Eh sì, è così. Quindi noi sicuramente già stiamo pensando a domani, vediamo cosa capita domani, ma sicuramente dobbiamo entrare con la testa giusta e capire che non c'è più Perugia e che dobbiamo essere contro Trento, contro Milano, sicuramente che verranno a fare sicuramente una bella battaglia contro di noi. Dobbiamo essere consapevoli che noi dobbiamo fare le nostre cose al 100% e lasciare tutto quello che abbiamo in campo. Adesso potete dire di voler giocare la vostra miglior pallavolo senza curarvi dell'avversario per vincere la gara, perché avete acquisito quella consapevolezza nei propri mezzi che nello sport e nella vita è determinante per ottenere il successo. Esattamente, noi dobbiamo capire che noi dobbiamo fare le nostre cose, provarla a fare il 100% quello che facciamo e vediamo come va. Complimenti. Dovendo scegliere, non lo sceglierai mai, Trento o Milano? Quello che gioca meglio sicuramente arrivare in finale. Io ci ho provato, Fabio, ma ci proviamo sempre, ma giustamente rispondono così. Senza ma quello che gli ho detto io, non si cureranno più degli avversari, penseranno a esprimere il loro miglior volley perché sanno di avere un potenziale straordinario da poter esprimere. E dopo una netta vittoria, nettissima, per 3-7-0, anche a livello motivazionale, a livello emotivo, partite domani con una marcia in più, perché voi avete battuto la squadra che finora nessuno era riuscito a piegare e l'avete fatto con massimo risultato, col minimo sforzo, perché poi questa partita è durata poco e nessuno non tanto, no, ma per noi forse da seduti forse non tanto, ma l'importante è che abbiamo vinto e sicuramente abbiamo sfruttato le nostre cose migliori, no? Domani sicuramente non sarà così, sarà sicuramente difficile ancora perché una partita in più, un giorno in più, stanchi, tutte queste cose contano. Dobbiamo giocare a pallavolo e esprimerci al massimo. Conta anche giocare mezz'ora in meno, un'ora in meno, perché si poteva arrivare tranquillamente a 2 ore e mezzo come spesso accade, questo non è successo e questo per le vostre energie fisiche fa la differenza. Dobbiamo provare sicuramente 100% anche se sei morto. Non conta più che sei stanco, conta che sei in campo e che devi battagliare.
lo valuterai poi dopodomani se sarai stanco o meno, e non avrà tanto importanza. Esattamente. Credo che non lo sentirà, almeno non la sentirà la stanchezza, né stasera né domani, lui e i suoi compagni. Grazie. Però, Simone. Volevo fargli un'ultima domanda, un po' tecnica, perché abbiamo parlato di tanti aspetti, no? Morali, mentali. Come avete fatto a vincere questa partita? Qual è stato il fondamentale, o se, come a mio modo di vedere, è stato, sono stati più fondamentali a fare la differenza? Abbiamo tenuto momenti di difficoltà, abbiamo battuto bene. Loro hanno sofferto un pochino quando noi battevamo bene, abbiamo difeso anche diversi palloni e siamo riusciti a trasformare in punto anche il pallone atti, quindi questo ci ha dato un po' di vantaggio. Loro hanno sbagliato tante battute, sicuramente anche questo ci ha favorito un pochino, ma siamo stati in campo decisi e sicuramente questo ci ha dato un po' di cose buone, perché alla fine siamo riusciti a animarci su tante cose che palloni che pensavamo che erano pesi, li abbiamo lottati, anche se non facevamo il punto, ma sicuramente ci dà una carica in più, quindi questo ha fatto secondo me un po' la differenza. Diciamo che la fase punto è stato il vostro punto forte stasera, avete difeso tanti palloni, cosa che magari non avete fatto in tante altre occasioni, avete un ottimo cambio palla, soprattutto quando l'avversario, come è successo questa sera, non è molto incisiva al servizio, però avete fatto un ulteriore salto di qualità in questo senso nel vostro gioco. Sì. Complimenti. Grazie mille, grazie. Grazie Simone, ciao. Che cosa si dice adesso nello spogliatoio? Che cosa vi dite voi giocatori quando fate qualcosa di così bello, di così importante e di così grande? Niente, pensiamo a domani. Niente, non ci crediamo. Pensiamo a domani, dobbiamo pensare a domani. Io ho esperienza, quindi vincere semifinale non vuol dire che abbiamo fatto niente. Abbiamo solamente dato un step per arrivare all'obiettivo più importante, che è la Coppa. Questa coppa. Ma ancora non l'abbiamo vinto, quindi non abbiamo fatto niente. Eventualmente ci svelerai domani che cosa vi direte. Vediamo. Dopo. Ma sicuramente adesso non diciamo niente. Tracing, ghiaccio, riposare, pensare a domani. Grazie. Grazie, grazie veramente. Buon riposo, a grazie. Domani. Simone, Fabio, anche voi facevate così? Eh sì Simona, è così, perché è vero quello che dice Simone, vincere una semifinale è sicuramente una cosa importante, ma non è determinante, perché questi ragazzi, questi grandi campioni, sono giocatori che vogliono vincere, che vogliono arrivare al massimo dell'obiettivo, quindi la semifinale è stato un passaggio per loro. Francesco Recine è con noi, grazie. Grazie, questa è l'emozione, ma lui conosce bene l'emozione, la sa gestire e sa perfettamente come si fa, lo fa con la maglia di Piacenza, l'ha fatto con la maglia azzurra. Innanzitutto raccontaci questa atmosfera e questo contorno che poi è stato un volano per voi. Beh, avere il palazzetto così pieno è sempre incredibile, poi la metà era piena di Perugia, quindi è stato ancora più bello giocare contro tutte queste persone e la sensazione è sempre bella, dopo anche il mondiale, l'europeo, vedere questi palazzetti pieni per gente che viene a vederci giocare, una pallavolo incredibile, è magnifico. Poi in campo è sempre più bello viverlo. Sì, vivere da protagonista è sempre molto molto bello, sei stato protagonista per gran parte di questo campionato. Adesso i tuoi compagni, diciamo titolari, hanno recuperato dagli infortuni, no, fisici che li hanno tenuti lontani dal campo. Questa sera sei stato comunque impiegato e hai risposto come sempre in maniera positiva. Cosa ti aspetti ancora da te stesso? Cosa vuole Francesco Recine da se stesso ancora? Sicuro prima o poi avere quella posizione da titolare in campo che ho occupato per un lungo periodo. Questa squadra adesso sono l'uomo che deve subentrare per aiutare, quindi entro quando ce n'è bisogno e cerco di fare sempre il massimo possibile quanto riguarda il gioco. Lo fai da veterano, tu entri e sembri un giocatore che da anni calca il parquet, riesce ad avere quella serenità e tranquillità che difficilmente si riscontra in un ragazzo giovane come te. Grazie, no, sono contento di farlo vedere. Dentro non è proprio così, però entrare anche durante queste partite ti dà una carica che a queste cose, l'ansia, non ci pensi più. Poi ormai, dopo aver affrontato anche quelle partite di quest'estate, comunque ti modellano, diciamo, quindi non lo do a vedere, per fortuna. Da campione del mondo ci si approccia in maniera diversa, no? Agli eventi, anche ai grandi eventi.
Tu sei molto modesto, però è così. Sei campione del mondo. Sì, è vero, è vero. E le partite dentro fuori sono anche le più belle da giocare. Quindi si dà tutto per tutto in queste partite. E come ho detto anche a uno del pubblico, tirano fuori lo special quando arrivano le partite dentro fuori. C'era il commissario tecnico Fefe De Giorgi, l'hai visto? Sì, 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 l'ho visto. Vi siete incontrati prima? No, non ancora. Non l'ho ancora salutato, l'ho solo visto. E adesso ti dirà qualcosa di molto positivo? Credo di sì, spero. Diciamo, Francesco, che le partite da dentro o fuori, in teoria, vi avvantaggiano o vi hanno avvantaggiato fino a questo punto. Vero, da vero. Oggi in avanti qualcuno inizierà a guardare Piacenza con un occhio diverso, forse come quella squadra che va affrontata come una grande squadra, così come è stata costruita. Avete fatto veramente tanta fatica in questa stagione perché squadra totalmente nuova, tanti infortuni, difficoltà di vario genere. Anche un allenatore è cambiato in corsa, ricordiamo, c'era Bernardi all'inizio. Vero, ma devo dire che vi siete ritrovati di incanto nel momento più bello, come avete fatto, perché tra l'altro avevate intrapreso una strada positiva, poi c'è stato anche l'infortunio di Leal nell'ultimo periodo che ha frenato un po', no, quella rincorsa verso il vostro miglior gioco. Sì, è stato un anno molto complicato perché per almeno 5-6 mesi non ci siamo mai allenati in 14, eravamo sempre 10, 12 o comunque non tutti i ruoli erano occupati, dovevamo fargli straordinari tutti ed è stato difficile anche avere un ritmo di gioco anche durante l'allenamento, che poi anche se si fanno parecchie partite durante l'anno, ma è complicato instaurare un gioco secondo me senza tutti. Siamo stati fortunati perché sono tornati tutti nel momento più importante, però la squadra era stata costruita per vincere queste partite secondo me e arrivare a situazioni anche più grandi, quindi adesso abbiamo fatto vedere che nelle partite dentro fuori giochiamo e speriamo di continuare così a giocare anche a questo livello. Ci racconti che allenatore è Massimo Botti? Tranquillo, parla sempre con noi per tutto. È un allenatore secondo me ottimo per questa squadra perché comunque ci ha gestito bene fino adesso, è stato sempre calmo anche nei momenti tra virgolette pesanti che sono arrivati anche dopo la CEV, ci ha dato la mazzettata quando ci serviva, ma comunque anche è stato buono con noi e calmo quando eravamo in difficoltà. C'è ancora una Coppa CEV tra l'altro, loro sono in corsa per questo. Sì. Fabio, vogliamo sottolinearlo perché è una delle squadre italiane in corsa per trofei europei. Sono in corsa su tutti i fronti, e quindi devo dire che nonostante le tantissime difficoltà siete riusciti a stare sempre con la testa lì e pronti. Ti faccio una domanda secca, ma Francesco Regine, tu ti senti più attaccante o uomo di equilibrio? Allora, è a Ravenna, difficile, sì, hai visto? Difficile. Cioè, che riflessione! A Ravenna attaccavo parecchio, devo dire. Poi dopo qui sono diventato un uomo di equilibrio, secondo me, perché di sicuro tutti i palloni che dobbiamo rigiocare non andrebbero a me. Però è comunque un ruolo, secondo me, difficilissimo, che è quello che fa anche Lucarelli. Io l'ho sempre detto e quando è stato fuori mi ha aiutato tantissimo, perché diceva che sei sempre quello che è dietro le vie e non lo fa vedere a nessuno il lavoro che fa. Lui è un campione in questo e gliel'ho sempre detto e lo ammiro e lo guardo sempre anche durante l'allenamento per come si approccia a tutto, e anche se magari molte volte dovrebbe ricevere molti più elogi di quelli che gli fanno, è sempre lì, modesto e fa tutto, quindi gli ho sempre detto che lo guarderò come si allena e come gioca, come si appresta. Io ti ho fatto questa domanda, sai perché? Perché io ho avuto la fortuna di giocare con un grandissimo campione che era Samuele Papi, che aveva le tue stesse caratteristiche, no? E alla fine lui era un grandissimo ricevitore, era un giocatore. Però io quando ho giocato con lui le palle che contavano gliele davo, perché nonostante l'altezza non elevatissima era uno che sapeva giocare il pallone. Tu credo che possa avere questa caratteristica. L'unica cosa che ti chiedo, da Fabio a Francesco, non schiacciare sempre in controtempo. Anticipa o aspetta e gioca nelle mani. Scherzo. No, è vero, me l'ha detto anche Robert prima, anche se non c'entravo in niente. Ah, sì? Va bene.
Beh, questi sono consigli preziosissimi, Francesco, che tu sei figlio d'arte, ricordiamolo, è uno dei tanti figli d'arte di chi ha fatto la grande, la pallavolo italiana. Lui ha delle grandi qualità come il papà. Che margine di miglioramento hai ancora? Di sicuro parecchio, spero, anche perché vorrei diventare uno di quelli che sono fissi, come ho detto, titolari in squadra, quindi vuol dire che ancora devo migliorare tanto, perché devo prendermi il posto. Però stando con grandi giocatori ormai da due anni si impara tanto, e con tutte le esperienze che si fanno ho ampliato sicuro il mio bagaglio tecnico e non vedo l'ora di farlo vedere. Cisco, il papà, Francesco, il figlio, in bocca al lupo. Per domani Trento o Milano? Come ha detto Robert, non dico niente. Gioca meglio. Ci giochiamo così. Hai origliato. Allora, come ha detto Robert, pensate al vostro gioco, esatto. E basta. Bene. Grazie. A domani grazie. Allora. Grazie, buona grazie serata, Francesco, ciao. Grazie mille. Eccolo qua, questa è la gioia di Piacenza, questa è la gioia dei giocatori di Piacenza, che ricordiamo hanno battuto per 3-7-0 nettamente Perugia, che questa coppa la deteneva in bacheca fino a poche ore fa. Questo lo dobbiamo dire, è la squadra detentrice del titolo. Lo dobbiamo dire ed è così, e è normale che succeda, no? Ogni tanto ci può stare che anche le grandissime squadre non riescano a esprimere la loro miglior pallavolo, soprattutto, come abbiamo detto finora, quando ci sono partite come questa da dentro e fuori, partite secche e con squadre di altissimo livello che hanno attraversato tanti problemi durante la stagione e che hanno l'occasione per esprimere il loro miglior volley. Piacenza è stata molto brava in questo. Perugia ha sofferto ed è uscita sconfitta meritatamente da una Piacenza che ha giocato. Intanto stiamo vedendo già le squadre riscaldarsi, stiamo parlando di Trento e Milano. Chi vincerà tra Trento e Milano sfiderà domani davanti al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella Piacenza, che ha battuto Perugia. E allora noi in questo studiolo passiamo da un campione del mondo ad un altro campione del mondo, Yuri Romanov, il ragazzo, noi lo abbiamo definito così, che non conosce paura e che soprattutto dopo un errore volta immediatamente pagina e ricomincia a martellare. Intanto grazie. Diciamo che questa è una qualità che cerco di mantenere, perché è molto importante, perché gli errori ci stanno, soprattutto quando fai l'opposto devi comunque tirare la maggior parte delle palle, quindi qualche errore ci sta, ma l'importante è stare lì con la testa e riprendersi. Però farlo nei momenti cruciali della partita, e lo sappiamo bene, in azzurro sappiamo che cosa è successo. Se siamo campioni del mondo lo dobbiamo anche e soprattutto a lui. Ecco, come si fa, Yuri, questo a livello mentale? Che tipo di approccio c'è? Non è semplice. Non è semplice, però noi, per esempio, questa partita, penso comunque tutti i miei compagni, ma io soprattutto dal punto di vista personale la preparo un po' come tutte le altre, perché sì, prima comunque sai che è una partita importante, però quando poi entri in campo sei contro sei, il campo è uguale e c'è solo una cornice fantastica che rende tutto ancora più bello, quindi cerco di andare in campo, divertirmi, dare il massimo, e poi se mi diverto i risultati poi sono questi. Fabio. Mi ha colpito, Yuri, e ti devo fare i complimenti per questo, la tua lucidità anche questa sera, non solo potenza fisica ma anche grande capacità di gestire palloni difficili, di uscire dall'errore con soluzioni alternative e non incaponirti, no? Sulla tua fisicità, che ovviamente tutti noi conosciamo che è importante. Come hai fatto? Stai lavorando molto su questi aspetti, immagino, suppongo. Sì, ci sto lavorando, devo dire che è una cosa che ho sempre avuto, tanti allenatori, un po' per scherzare ma un po' dicevano davvero, mi dicevano pure che pensavo troppo per essere un opposto, che dovevo essere un po' più ignorante, quindi diciamo che è una cosa che ho sempre avuto e comunque alleno sempre, perché alternare i colpi, le variazioni, poi quando hai dei colpi forti le variazioni sono ancora più efficaci, quindi ci lavoro e cerco di farlo. Tu sei molto giovane e mostri una crescita.
vita costante, di partita in partita, di evento in evento. Tu stesso, e lo fai spesso, ringrazi Fefè De Giorgi, il commissario tecnico. Tu hai detto che ha visto in me ciò che altri non hanno visto, ciò che io stesso non ho visto. Lui era qui, tra l'altro. Sì, sì, lui diciamo che è il primo che mi ha dato l'occasione di giocare a questi livelli così, così alti. E poi ovviamente lì, quando hai l'occasione, state a sfruttarla, e quindi sono contento di aver ripagato la sua fiducia, di aver dimostrato che posso stare in questi palcoscenici, e sono davvero felice. Adesso che cosa succede? Piacenza affronta o Trento o Milano, lo fa con un vantaggio non solo dal punto di vista mentale, anche dal punto di vista probabilmente motivazionale, perché se Piacenza ha battuto nettamente Perugia, in teoria può battere agevolmente anche squadre che con Perugia hanno perso, in teoria. Purtroppo nello sport la proprietà transitiva non vale, però noi ovviamente ci crediamo come ci credevamo oggi, e appena è caduto l'ultimo pallone il mio pensiero, ma l'ho visto anche negli occhi dei miei compagni, era calma, non festeggiamo troppo che la partita da vincere è domani, quindi è quello il nostro obiettivo, e adesso guardiamo chi vince e poi la prepareremo al massimo. Ti aspettavi questa Perugia? Ti aspettavi così tanti errori in battuta? Ti aspettavi un Leon così sottotono anche nelle percentuali, Fabio, di attacco? Abbiamo visto delle percentuali basse. Ma io mi aspettavo questa Piacenza, e sapevamo che li avremmo messi in difficoltà. Sapevamo che loro non erano mai stati, o comunque poche volte quest'anno stati in difficoltà, quindi sapevamo che a quel punto avremmo potuto approfittare, e siamo stati spietati in quei frangenti, e quindi poi l'abbiamo portata a casa con un risultato anche abbastanza netto. C'è stato un momento chiave secondo me della partita, ed è stato il primo set sul 23-21 per voi. Giannelli è andato in battuta, ha fatto un filotto di tre battute che li ha riportati avanti di 4. Cosa vi è passato per la testa in quel momento? Avete pensato anche solo per un attimo di avere perso una occasione, o avete continuato a giocare con la vostra solita lucidità, determinazione e concentrati palla dopo palla? No, abbiamo cercato di star lì, alla fine eravamo preparati al punto a punto, quindi diciamo che finire il set a vantaggi nella nostra testa era già la normalità. E poi in qualche partita precedente ci è già capitato di arrivare punto a punto nei finali di set, e sappiamo che in quelle occasioni siamo veramente tosti, quindi questo secondo me ci ha dato fiducia di potercela fare. E poi io vedo un altro momento chiave dopo, nel secondo set, perché la parità Perugia in campionato, il terzo e quarto set abbiamo perso di parecchio perché ci ha messo sotto e non siamo più riusciti a tornare. Invece oggi siamo stati uniti, ci abbiamo creduto, senza guardare il punteggio, palla dopo palla, li abbiamo ripresi e poi abbiamo vinto il set, quindi tanta roba. Anche l'avvio del primo set non è stato a favore di Piacenza, l'avvio è stato a favore di Perugia, e sembrava lo stesso, sempre un copione già scritto, invece Piacenza è rimasta lì. Sì, sì, anche l'inizio del primo set diciamo che non ce l'aspettavamo, però sapevamo di doverci sciogliere un attimo, e quindi poi quando abbiamo iniziato a giocare, a prendere fiducia, poi è venuto un po' tutto automatico. In questo campionato Perugia aveva perso pochissimi set, e le squadre che la affrontavano davano l'idea di giocare, di provare a giocare un set, due set, ma nel momento in cui Perugia riusciva a imprimere il proprio gioco, le squadre sembravano mollare, no? E lasciare andare la partita, dicendo tra sé: se qui non c'è nulla da fare, sono più forti. Cosa è cambiato nella vostra testa? Se è cambiato qualcosa, o se eravate già così consapevoli e determinati all'inizio della stagione? Ma è cambiato che proprio per questo motivo forse ci siamo imposti di non farlo, questo pensiero. E comunque queste partite si giocano anche dal punto di vista mentale, e valeva anche per loro secondo me, perché comunque sapevano di essere forti, in ogni partita andavano sopra sapendo di poi ammazzare l'avversario, quindi era sia da parte loro, mentalmente erano sull'onda dell'entusiasmo, e gli altri un po' giù, e
siamo riusciti a invertire questa cosa, perché in certi frangenti li ho visti proprio che non sapevano cosa fare per uscire da quelle situazioni, ed è quello che volevamo fargli provare. Dopo il primo set vinto da voi 30-28, abbiamo commentato qui anche in telecronaca quanto reggerà Piacenza questo ritmo così alto, anche fisicamente, anche a livello di pressione mentale, e avete retto tutto il tempo necessario. Sì, anche questo è stato un bel miglioramento, perché a Perugia 3 settimane fa avevamo vinto il primo set uguale e poi abbiamo perso gli altri 3, quindi diciamo che forse aver perso quella partita ci ha aiutato a non ripetere gli stessi errori, a stare più sul pezzo e quindi poi l'abbiamo portata a casa con ampio margine. Avete speso tante energie mentali questa sera, come si fa a recuperare la lucidità necessaria, l'aggressività, la cattiveria che ci vorrà domani per affrontare chiunque tra Milano e Trento vincerà la seconda semifinale? Diciamo che avendo vissuto un paio di finali importanti in questi anni mi sono accorto che l'energia mentale per quelle partite lì non c'è tanto bisogno di cercarla e sono un po' partite che si preparano da sole, perché l'atmosfera e tutto, l'importanza ti porta comunque mentalmente ad essere concentrato al massimo, quindi dobbiamo solo stare tranquilli, prepararla tatticamente e poi andare in campo come abbiamo fatto oggi. Ricordiamo che questo è il quadro delle semifinali, Fabio, identiche a quelle dell'anno scorso. Il risultato, almeno il primo, è stato diverso, ma voi sapevate di poter mettere a segno questo colpaccio in cuor vostro? Sì, sì, assolutamente. Quello è il primo passo per farcela. Crederci dal primo all'ultimo pallone. Siamo scesi in campo determinati, sapendo di potercela fare, perché comunque in questa squadra ti guardi intorno e hai Simon, Leal, Lucarelli, quindi puoi davvero pensare di vincere contro tutti. E quindi siamo andati in campo con fiducia e abbiamo portato a casa la partita. Anche Brizard, campione olimpico, e anche lo ha dimostrato, ha fatto una battuta davvero la differenza, lo ha dimostrato anche questa sera, Fabio. Decisamente, io ho fatto tanti complimenti a Piacenza in generale, anche ai singoli di Piacenza che hanno espresso sicuramente il loro miglior volley. Una nota speciale, particolare per Brizard, che stasera a mio modo di vedere ha giocato una partita stellare, è stato lucido fino alla fine, capace di nascondere i momenti negativi dei propri compagni e capace soprattutto di esaltare e di esaltarvi quando era il momento. Come ti trovi con lui? Ma mi trovo benissimo in campo, ma anche fuori. È un ragazzo straordinario e vabbè, come dici tu, stasera ha fatto davvero una grande partita, perché poi sul palleggio non abbiamo grandi dubbi. In battuta un po' una mano un po' così, però quando gli entra è davvero fastidioso, quindi davvero una grande partita. Poi è il nostro capitano, quindi quando gioca così e noi gli andiamo dietro siamo davvero difficili da battere. Avete fatto un grande salto di qualità secondo me nella stagione, nella fase break, ma soprattutto in difesa, e anche stasera avete difeso tantissimo, avete sicuramente servito molto bene e quindi questo fondamentale vi ha agevolato un po' il compito, però devo dire che l'atteggiamento si percepiva anche da fuori, era quello aggressivo, era quello di non voler mai mollare un pallone e soprattutto quello di dare la giusta importanza al fondamentale della difesa, che a volte dall'esterno viene un po' sottovalutato. Sì, la difesa comunque è quasi pura voglia, quindi con questo atteggiamento aggressivo anche in difesa li abbiamo messi in difficoltà, perché comunque dall'altra parte quando vedi che la palla non cade mai poi mentalmente va in difficoltà, e quindi sì, grande parità in difesa, l'ho difeso pure io che di solito faccio disastri, quindi davvero una giornata super. E Scanferla, devo dire che è stata una sicurezza oggi. Sì, sì, anche Leo, una grande partita. Ho in mente l'ultimo set quando ha ricevuto quella bomba di Leon in testa a Brizard, quindi davvero
quello è l'esempio della partita che ha fatto. Poi è stato molto bravo anche nel coprire un po' i compagni, perché a un certo punto Leal è stato molto cercato dal servizio avversario con variazioni, no? Servizio spin veloce e anche salto flot, per metterlo poi in difficoltà in attacco, visto che lui questa sera è stato veramente straordinario in quel fondamentale. Quindi ancora di più complimenti ai ricevitori, a Lucarelli, a Scanferla, che hanno fatto un super lavoro. Sì, sì, è una situazione a cui siamo preparati. Sappiamo che tutte le squadre cercano Ioandi e che lui ogni tanto può andare in difficoltà, come è normale che sia. E quindi lo aiutiamo come squadra, e poi ovviamente quando c'è da attaccare, quando non riceviamo bene, anche gli attaccanti cercano di aiutare la squadra, magari gestire un po' i colpi, e è stato tutto perfetto. Bertoli, Micheletto, La Via, se fosse Trento in finale contro di voi avremmo un clan azzurro veramente interessante, e per te avrebbe un sapore molto particolare, per te ma anche per Scanferla ovviamente. Sì, è sempre divertente comunque giocare contro degli amici, almeno io mi diverto molto anche oggi contro Russo e Giannelli. Quindi niente, adesso vediamo, perché ho tanti amici anche a Milano. Vediamo chi vince, e poi comunque la partita sarà divertente in ogni caso. Anche Recine è del clan, per cui sì. siamo praticamente in parità da questo punto di vista. Dal punto di vista dei campioni del mondo, Fabio? Decisamente sì, ne abbiamo tanti, li abbiamo tutti qui, siete distribuiti nelle varie squadre. Sì. E quindi niente, noi siamo felici di vedervi in campo, decisamente ci fate molto divertire. Adesso ti lasciamo andare a una meritata doccia, riflessione, e ci vediamo domani. Grazie a domani. Grazie a Duri.